Visitare il Vallo di Diano è una profonda emozione, un'armonia di bellezze naturali, tradizioni, cultura. Per chi arriva da Salerno, il primo impatto è proprio con la natura che a Pertosa offre lo splendido complesso speleologico conosciuto come Grotta dell'Angelo. Da Pertosa a Polla, sulle orme della storia, il Lapis Polle e il mausoleo di Gaio Ulziano Rufo e monumenti più recenti come il Santuario di Sant'Antonio, dove sembra che facciano a gara tutte le arti e dove è conservato un unicum, 42 tele sul soffitto della chiesa realizzate dal pittore siciliano Michele Ragoia. Grande interesse destano le mura ciclopiche e i reperti archeologici di Atena Lucana, antichissimo centro reso famoso da Cicerone, e di Sala Consilina, con i resti di un'intera necropoli del IX secolo a.C. e il battistero paleocristiano di San Giovanni in Fonte. A pochi chilometri è situata Teggiano, l'antica Dianum, la città-museo del Vallo di Diano, con il castello, che fu teatro della congiura dei baroni, la splendida cattedrale e le altre chiese ricche di opere d'arte. Teggiano era la capitale dello stato di Diano, di cui facevano parte Sassano, Monte San Giacomo, San Rufo, San Pietro Altanagro e Sant'Arsenio, che fu feudo dei baroni Calà. A Sassano, in località Peglio, ancora resiste un importantissimo ponte romano, mentre Padula, dal bellissimo centro storico, è nota oltre che per la famosa Certosa di San Lorenzo, anche per il Museo Archeologico della Lucania Occidentale.